sentite nell'aria, cioè questo profumo, questa atmosfera di Natale. Siamo già a Natale. È guarda tornato. Che bel set oggi. Non l'abbiamo fatto noi, no. Ci siamo trovati in questo ambiente meraviglioso, però secondo me manca ancora qualcosina. È vero. Oh, belli rossi. Come sei carino, posso dire. Anche tu. Ti sta bene? Ti sta benissimo. Io direi che con questa atmosfera, con questo maglioncino e questi ingredienti davanti è il momento di iniziare a cucinare qualcosa. Sono d'accordo, siamo perfetti. E come avrete intuito dal maglione, prepareremo una torta Nutella e pistacchio. Cominciamo? Allora, partirei subito innanzitutto dividendo i rossi dai bianchi, il tuorlo dall'albume. C'è. Il tuorlo me lo faccio io, facciamo così. E lo vado a montare con un po' di zucchero. 300 grammi che possono sembrare abbondanti, però sul complesso della nostra torta ci dà la giusta dolcezza che ci serve. Se no si chiamerebbero dolci, no? Esatto. Quindi, albume qua per te. Perfetto. E questi io poi dopo me li vado a montare. Esatto. E quindi tu farei una base abbastanza classica, quindi montare i tuorli con lo zucchero che devono fare un po' di base spumosa, no? Si devono montare un pochettino, devono diventare chiari. Ci vuole un po' di pazienza, un po' di forza anche. E infatti usiamo le fruste lette. Usiamo le fruste lette. E volendo si può fare anche a mano, tranquillamente. Ci metti un po' di più e ci vuole un po' di vigore, diciamo. Magari anche in planetario, perché no, chi a casa ce l'ha può farlo in planetario. Bravo, esatto. Noi stiamo facendo una cosa super base per chi magari non ha né planetario né fruste lette. Per chi non ha la planetaria, ecco. Poi si mettono gli ingredienti liquidi che sono olio di semi e latte, poi alla fine le polveri che sono farina 00 e farina di pistacchio. E quello è andato. Poi monteremo l'albume e lo incorporeremo. Mentre Anto fa questo lavoro, voglio prepararvi una decorazione per la torta, che sono i ribes brinati. Cosa sono i ribes brinati? Dei ribes ricoperti di zucchero semolato, non a velo, perché poi vogliamo la parte croccantina. Li passeremo nell'albume pastorizzato, perché è una preparazione cruda, e poi nello zucchero semolato. Vanno in frigo, si raffreddano, si cristallizzano e diventano croccantini super piacevoli. Ci sta. Ti piacciono o no? Sì, sono molto belli, ti vedo molto soddisfatto. Certo, sono carini. E poi per una torta di Natale ci sta da Dio, perché simila un po' a quello che è la decorazione dell'albero. Bravo. Grazie. Allora, ribes sbrinati. Io vado a mettere in frigo, devo brinare, no? Sbrinati. Io qui il mio tuorlo l'ho un po' montato, non troppo, leggermente, posso iniziare a incorporare le polveri. Quindi in questo caso abbiamo detto farina 00, molto classica, un pizzico di lievito perché ci aiuta un po' a sollevare a sviluppare la nostra torta. E mezzo cucchiaino va benissimo. E poi aggiungiamo farina di pistacchio che, wow, guarda che colore. Bella profumata, tostata. E che profumo, esatto. Sì. Poi con una frusta semplicemente andiamo a... Mescoli tutto. A mescolare tutto. Quindi siamo quasi pronti, manca solo l'albume anche da montare che mi monto io. Pizzichino di sale che aiuta sempre a montare meglio l'albume e me lo monto. Vai, montiamo. Vai. Ogni due. Vai maestro, vai! Bicipite è bello caldo, eh? Sì, Dunque, io ti do prima un pochettino di albume e lo stemperiamo, diciamo, senza avere paura di smontarlo, così la consistenza di questo composto qua si va un po' ad ammorbidire, ad avvicinare a questa qua ed è più facile poi incorporarlo. È importante non incorporare con la frusta, perché sennò perdiamo la morbidezza Sono stato qua a montare. Quindi con l'aiuto di una leccapadelle, spatola, chiamatela come volete, andiamo a incorporarla piano piano con un movimento molto semplice dal basso verso l'alto. Ecco, vedi, quindi una volta incorporato tutto l'albume il risultato sarà più o meno questo. È ancora più golosa di prima. Ancora più golosa di prima, viene voglia di mangiarla già così, però dobbiamo cuocerla. Comunque adesso puoi andare a versare. Allora, quanto cuoce, Anto? La cuociamo per 40 minuti circa. Sì. Ok, anche 45 se necessario, a 175 gradi, non di più, altrimenti si brucia. Se vedete che si sta dorando in superficie, bravo, cosa fate? Carta stagnola in superficie in modo che aiuta un po' a riflettere le onde di calore che arrivano dalla parte superiore del forno. E statico, ventilato? Statico. Statico, andiamo. Vai. Eccola, allora,
è cotta, guardate che bella, che bel colore, abbastanza omogeneo. Noi l'abbiamo fatta freddare perché, come vedete, non scotta, perché ovviamente prima di farcirla ci serve che comunque si rassodi un pochettino. Una volta che è fredda, la girate sotto sopra, in questo modo si dovrebbe staccare. Ora. Tac. E la servite da questa parte, ovviamente. Giusto. Perché è la parte più bella. Guardate qua. Liscissima. Liscissima. Sembra comprata in pasticceria. Invece noi non siamo pasticceri, ma abbiamo fatto una torta bella, visto? E adesso il momento che tutti stavate aspettando, la parte finalmente più golosa. Entra in gioco Nutella, che useremo per farcire la torta al centro. Vai. Questa è la parte. Allora, questa è la parte che. Intanto a casa vi sfido per sapere se avete un coltello più lungo di questo. Ma che dura. Va bene un qualsiasi coltello a sega, perché deve tagliare, segare l'impasto senza romperlo troppo. Io qua sono in sbatti totale, perché quando faccio i tagli vado sempre storto. Va a fare le cose a me, il lavoro sporco, capito? Lo fai te? Vabbè, dai, tu hai sbattuto io al buio. io taglio la torta, dai. Ah, così lo fai? Sì, cioè si può fare o per così o per così. Vecchia volpe, andiamo per così, giusto, dai. Così è più facile. È più facile. Ovviamente è l'impasto che, essendo venuto bene, ci permette di fare questo lavoro. È bello soffice, ma allo stesso tempo compatto. Allora, guarda che bello! Perfetto. Guarda qua, venuto leggermente storto, mi ha fatto emozionare, però. Però tanto poi spatoliamo tutto e non si vede. Vai. Vedo che ti stai divertendo, È una goduria. La verità, raga, è che tra una spatola e l'altra abbiamo già assaggiato, Abbiamo farcito il centro della torta abbondantemente e adesso semplicemente li chiudiamo. Quindi la parte che è di sotto va inizialmente di sopra, ma poi la andiamo a capovolgere, come dicevamo prima. Così abbiamo la superficie super liscia. Esatto. Tengo sotto, no, devi ribaltare. No, vediamo così. Uno, due. Vai. Quindi okay. Adesso cosa ci facciamo? Adesso superficie ancora con Nutella, pistacchi e poi, visto che siamo a Natale, abbiamo fatto i besbrinati, decoriamo con un alberello. Esatto. Ok, quindi in questo caso un pochettino meno abbondanti rispetto al centro. Vogliamo fare uno strato sottile. Beh, risultato direi ottimale. Accoppiata vincente. Tu, pasticcere, hai fatto l'impasto, hai fatto la torta. Io decoratore, insomma, abbiamo un futuro. Solo in coppia però, Solo in coppia. Perché da soli non valiamo niente. Come la Nutella col pistacchio, lei. No. No. Però. Come no? Era bellissimo. Quindi cosa facciamo? Proviamo? Assaggiamo? Dai, assaggiamo, è arrivato il momento più importante. A te l'onore, visto che hai fatto tutto te. No, è vero. Vai. Vabbè. Tagliamo. Ah, anche il piattino. Ah, certo. È un piatto? Ce la dividiamo, una fetta, dai, ce la dividiamo. Guarda, anche la pallina sopra così, messa a porzione. Direi che... Ok. Beh, possiamo aprire una pasticceria allora. No, va bene. Fino ad oggi fermiamoci qua, assaggiamo. Basta, ok. Vado. Assaggiamo, vai. Penso che... Buona. Mastico. E quindi, buon Natale. Basta mangiare, maestro. E quindi... Buon Natale! Buon Natale a tutti da Nutella, Chef in Camicia. Ciao! E rifate questa torta. Io vado a mangiarla di là. Ciao! Ciao! Ciao!